Ragazze e ragazzi, rieccoci qui su Horizon Forbidden West. Mi sono spostato nella nostra, insomma, primissima mappa, poiché visto che l'episodio, anzi due episodi fa, si può dire, abbiamo sbloccato la maschera, che insomma la maschera subacquea, adesso possiamo esplorare tutte le grotte sotterranee, insomma, inerenti l'acqua. Non abbiamo ancora al 100% gli oggetti a disposizione, visto che ci sono ancora le vie bloccate, probabilmente legate ai fiori di metallo. Quindi adesso mi limiterò solamente a visionare quei posti dove sicuramente serve solo la maschera subacquea. Non mi ricordo se anche qui avevo guardato, boh, forse sì, forse no, dovrò fare un giro io, ma non adesso, anche perché adesso è un po' parzialmente inutile, visto che ancora non abbiamo il 100% degli strumenti disponibili. Quindi, per il momento facciamo questa missione. Speranze sommerse. Due studiosi Cargia vogliono tornare al proprio scavo per proseguire nella ricerca di reliquie della verità sul passato. A quanto pare ci sono tre zone da vedere. Non so, iniziamo da questa. E vediamo. Vediamo. Ah, poi ascoltando un paio di dicerie, ho sbloccato praticamente una commissione e una missione secondaria, e poi le faremo. Faremo anche quelle. Che bello che adesso ci abbiamo il respiratore, così possiamo stare sott'acqua quanto vogliamo. Ma qui... ah no, è un po' più in là. No, facciamo prima questa, va. Ok, è tutto un po' vattato per quanto riguarda i suoni, giustamente. Ah, ecco, vedi qua. Barriera sommersa. Forza la porta. Discesa del diavolo. C'è qualcosa? No. A forza la porta. Ah. Una console attiva con un oggetto incastrato dentro. Una chiave d'accesso. L'agente di Faro, aspetta! Don, grazie a Dio. Il prototipo del riparo mobile è nel cavò. Mi servono le tre chiavi per aprirlo, inclusa la tua. No? Come dice presidente, ho un bel biglietto per Elysium. Se vuoi la chiave, vieni a prendere. Oh oh. Bella persona quel Don. Tipico di Faro, suppongo. Pare che me ne servano tre per raggiungere il sistema di riparo mobile. Sul file ci sono le coordinate di un'altra console. Controllerò. Ma qui non c'è nient'altro. Cassa. Dov'è che è segnato uno, ma... due. Ah, uno qua. Ok, ok. Allora andiamo al numero 2. Ok. Di qua si può salire? No. Sì, dai. Ok.
questa sembra sulla terraferma, vediamo. Non ci arriva. Qui ci si può arrampicare. Opp. Chi è? Sei furba. È qui dentro. Ah. Ok. Oh, vado. Aspetta, vado. Ecco. Non avevo visto che c'era il senza fondo. Magari qui c'è qualcosa, o forse qui si va giù. No? Ah no no, più di giù di così non si va. Allora mi sa che bisogna salire. Ok. No. Forse siamo al punto giusto. Un'altra console. Presa. Sergente, è un inferno qui fuori! Ma non mi dire. Il genio all'unità cavo vuole la chiave di sicurezza per prendere il riparo mobile. Vai alla console e portala via di qui. Secondo contatto nemico in arrivo! Un altro Horus! Qualcuno ordini l'attacco aereo! Un'altra chiave d'accesso rimasta inutilizzata. Ci sono le coordinate di una terza console. Forse posso trovarla. Che è quella sott'acqua. Quindi questa eventualmente era prendibile. Però, vabbè, la prima sicuramente no. Qui? Cos'è, un'altra via, ok. Un'altra via. Ok. Ma dobbiamo risalire. Sarà giusto di qua? No. Lì. Ah, ecco. Ok. Bene, quindi tutti i punti convergono nel punto di dove quei due ci avevano commissionato la missione. Magari, già, per quanto prendiamoci la nostra cavalcatura. Ma chissà se prendessimo il controllo di una creatura, forse no, marina, perché non ci serve cavalcare una creatura acquatica, una macchina acquatica. Ok, direi che qua possiamo lanciarci. Okay. Molto in profondità era. Cosa sott'acqua? Dico baule, va bene. Vai su, su un po' giù. Ultima. Cerca una console di sicurezza. Aspetta.
È un Horus, Hernan. Ha appena superato il perimetro. Erika, il prototipo del riparo mobile è nel cavò. Servono le 3 chiavi per bloccare l'isolamento. Portami quella della tua console di sicurezza, presto! Ok, non farti ammazzare prima che... Erika! Erika! Ecco la 3ª chiave d'accesso. E... un'altra serie di coordinate. Potrebbe essere la loro destinazione iniziale. Dove sono? Aggiungi le coordinate del cavo. Beh, no, su. Andiamo su. Dov'è mappa? Ah, Forra allagata. Sì, qua forse avevo esplorato, ma... appunto, non... non si poteva andare sott'acqua, non avendo respiratore. Vediamo adesso. La nostra macchina è rimasta qui. Sì, ma non ti incastrare, eh. Cioè... vediamo, op. Ah, questo... no, non è il momento. Ok, qui sa che mi sono andato. Vabbè, speriamo non la distruggano. Ho bisogno di una cavalcatura. Qua dobbiamo andare per forza a nuoto. Andiamo così. Dov'è l'accesso qua? Rinfrescante, più o meno. Aspetta, dov'è? No, qui non c'è nessun buco. Ma ci si può arrampicare, sì. Deve essere questo. Ci buttiamo. Ok. Dovrei riuscire a passare in mezzo a quelle rocce. Forza. Ma dove indica? Dei funghi che possono nasconderti, come mai? Sarà qualche macchina. Sì. Qui doveva esserci una struttura. Fu colpita duramente. Il cavo menzionato nelle registrazioni deve essere qui intorno. Devo solo seguire le coordinate. Ma prima dobbiamo occuparci di queste macchine. I colpi congelanti non faranno molto. Coda frusta alfa. Ok. Dunque, io starei qui. Vediamo, tecnicamente questa fa più danno, ma quest'arco ha la particolarità che fa danni extra quando è teso al massimo. Quindi vediamo se riusciamo a bucargli.
magari non con uno. Ma con due. Molto bene. 175. E direi lo finiamo. Ok. Molto bene. Invece coda frusta non l'ha preso. Vabbè, meglio, si avvicina, va. Ma stai fermo, stai fermo, stai fermo. Bravo. Ok. Magari sì, dai, vediamo questo. 138. Avvicinato. Vabbè. Posso continuare. Ok. Non so come abbia fatto a fare sta cosa, ma mi va bene. Ovviamente. No. Ok. Quello è andato. Ok, stordito. E sì. Aspetta, vediamo se lo finiamo. Anche questa è fatta. Non mi resta che andare al cavò. Molto bene. Molto bene, raccogliamo. Meglio averne un po' a disposizione. Curiamoci. Dov'è? Ah, qua. Ok. Beh, di legno ne abbiamo, mi sa, iosa, infatti, la voglia. E il ceder morso. Ok. Sembra promettente. Il corruttore si è proprio fermato sulla porta. Tu devi essere Hernan. Questo è il cavo di cui parlavano i dati. Dovrei riuscire a entrarci. Inserisci chiave. Accesso consentito. Non credo che qualcuno si salverà. Chissà chi mi ammazzerà per primo. L'attacco aereo o l'Horus. Ho passato la carriera sul progetto riparamobile. Speravo di darlo a qualcuno in grado di usarlo. Lily non sentirà il messaggio. Ma me l'hai detto tu. Ti amo. Un'altra triste storia. Forza deposito. Devo cercare il sistema di riparo mobile. Sì, prototipo di sistema. Almeno adesso ho il prototipo. Forse posso usare i dati sulla scheda di Gendas per tirarne fuori qualcosa di utile. Vorrà sapere cosa è successo. Dobbiamo tornare da dagli studiosi Karja. Vediamo. Qua non c'è tanto, è qualche oggettino.
Ok, io direi che possiamo andare. Ah no, però non c'è. Vabbè, per una volta possiamo anche usarlo. Non l'ho mai usato. Vai. Kit di viaggio veloce. Sì, se no dobbiamo uscire e tornare a Falò. Benvenuta, straniera. Ok. E dov'è? Lo dico. Meglio quasi qua. Il timore. L'ultima volta che l'ho visto, ora ho già imparato a camminare. Sei tornata. Hai scoperto qualcosa, vero? E dai, non fare tanto la misteriosa. Beh, difficile da spiegare. Ti prego, io vorrei soltanto capire per quanto possibile. Decisamente non un coperchio. I predecessori hanno combattuto con le macchine. Alcuni di loro sono fuggiti. Altri sono rimasti per recuperare questo oggetto. Volevano usarlo per combattere. Sono sopravvissuti? Direi di no. Quindi hanno fallito. Però è arrivato nelle mani della guerriera più famosa di tutto il dominio, non è così? E ogni oggetto che troveremo verrà utilizzato per mantenere vivo il loro ricordo. Non ho visto nessuna macchina allo scavo, quindi sì, immagino che sia vero. Mi serve il vassoio e il banco da lavoro. Devo metterci le mani se voglio renderlo utilizzabile. Certo, Salvatrice. È davvero il minimo. Il sole illumini la tua via. Come tu hai rischiarato la nostra. Sì, e che cosa? Aspetta che lo scoprano gli studiosi. Finiremo dritti sui libri di storia. Sì, oggetti missione. Lancia trappole dei guardiani. Una combinazione di tecnologie del mondo antico e ingegno Nora. Quest'arma genera barriere protettive che esplodono se subiscono troppi danni. Vediamo. Storia. Sembra a posto. Faccio una prova. Sì, vorrei. Due punti abilità adesso. Ok, ce li spendiamo. Aspetta. Allora, abilità, abbiamo detto che stavo sì guardando, forse qua manca qualcosa. Ok, questa ce la prendiamo. Beh, da uno non c'è più nulla, mi sa, abilità da prendere, quindi quell'uno ce lo teniamo. Inventario. Questo. Ah, ma insomma. No, beh, non lo provo, ho capito cos'è. Sì, cavi esplosivi e sì, la rete quella difensiva, ma ne avevo già e avevo già questo che mi aveva andato con la rete che è meglio, 142 contro 108. Cavi fulminanti e cavi incendiari. Vabbè, ok. Vabbè. Fine. Ok. E risorse. Vabbè, ok. Quindi, allora, questa è fatta. Oh, molto bene. Magari possiamo andare qui, che c'è barriera sommersa. Questa me la ricordo, perché altre non me le ricordo se ci sono. Cioè, sì, ok, c'è questa, però non mi ricordo se forse eravamo riusciti a esplorarla. Al limite lo faremo un'altra volta. Ah no, ok, ti dice completata. Perfetto, dice completata. E allora no, magari non torno così indietro. Per questa aspetto di avere l'oggetto per questi due, così torno indietro, facciamo questi due, facciamo anche questa. Anche qua, anche qui, ok, c'è un'altra caverna. Va bene, ma ok, esplorazione la faremo. Anche qua comunque c'è una via bloccata per la scatola nera, quindi niente. Però questa, visto che è qui, magari aspetta. Sei tornato. Falò. Ciao. Falò, andiamo qua. No, sì, era qui, sì. Ah, qui. E magari qualche piccolo, un altro 2-3 kit, comunque tu, magari li prenderò. Ho un affare da proporti. Sì.
Riprenderò perché magari adesso questa è stata l'unica occasione dove veramente magari serviva, perché per tornare indietro al falò insomma dovevi fare un po' di strada. Vediamo che c'è qua sotto. Qui vicino c'è un'altra registrazione. Un'altra registrazione. Aspetta. Ah, porta. Ci sono delle macchine, ma è fuori a terra. Ah, ecco. Giù. Ok. C'è forse una scatola nera? Aspetta, fa vedere. Sì, ah, ecco, vedi. Ok, dov'è? Aspetta, di qua no, non si passa. Forza, forza cosa? Aspetta. Ah, sono un po' di massi. Per uscire. Ok, abbiamo aperto un'uscita, ma era più indietro. Ok, non l'ho vista. Ok. L'aeroporto non risponde. Devono averlo distrutto. Stiamo finendo il tempo e il carburante. Dovrò atterrare su quel lago. Così i soldati moriranno combattendo. Qui ponte di volo. Tenteremo un atterraggio sull'acqua. Portate con voi solo lo stretto necessario per la battaglia. Avrete l'onore di morire in una vampata di gloria. Tenetevi! Tenetevi! Chissà se qualcuno era sopravvissuto per combattere contro le macchine. Alla fine erano morti comunque tutti. Cioè... Sì? Deve provenire da una scatola nera. Già presa. Già presa, Aloy. A posto. A posto. Allora, quindi, qua abbiamo fatto molto bene, visto che quella missione era in sospeso da un bel po'. Dunque, qua ho sbloccato la missione per qualcuno. Porguf ancora forse ha bisogno. E qua ho sbloccato... Parla di Morlund a braccia nascosta. E qua c'è anche un'altra missione. Più... Scopri l'origine degli ornamenti. Andiamo qua, dai. Andiamo qui. Però, aspetta, il falò qui. È qua. Metti il segno. Ok, così mi oriento. Torniamo nel deserto. Adesso facciamo il più possibile e poi ci spostiamo, diciamo, la zona di Demetra, va? Ah, ho i piedi zuppi. Ok. No, non mi ha preso. Allora, torniamo qui. Qui c'è un falò. Nuova missione, vediamo. Sblocchiamo questa nuova missione. Benvenuta, straniero. Correrò il rischio. Ti sto dicendo che sarebbe uno spreco di frammenti. È mia sorella, non un investimento. Dimmi dov'è andata. No, mi rifiuto. D'accordo. Ah, Rossa, che fortuna. La conosci? Bene, allora dille che andare là fuori è una follia. Tu invece digli che è meglio che sputi il rospo prima che lo prenda a pugni. Oh, devi calmarti, Dela. Che succede?
mia sorella, Boom Boom, è scappata nel deserto. Noi abbiamo litigato. Le ho detto che ne avremmo riparlato stamattina dopo aver sbollito. Appena sveglia, lei era sparita. E chi l'ha vista allontanarsi è stato questo occhialuto qui. Ma si rifiuta di dirmi da che parte è andata. Non puoi avventurarti nel deserto. Ti perderai. E se non ti ucciderà la sete, lo farà il terrore sfuggente. Sai che è successo agli ultimi scavatori che sono stati là? No, non lo sai. Nessuno lo sa, perché non sono più tornati. Oh, e mia sorella adesso è là fuori da sola. È un costo non recuperabile. È proprio fissato. Ti prego, Rossa, dammi una mano. Terrore sfuggente. Che cos'è il terrore sfuggente? Il nome che Stemmur ha dato alla macchina che infesta le sabbie. A volte lo si vede in lontananza. Un immobile bagliore metallico. Può stare fermo così per ore. Ma poi uno guarda e... sparito. Come se non fosse mai stato lì. Che tipo di macchina sarebbe? Non si sa. Nessuno è mai riuscito ad avvicinarsi. Una volta degli scavatori ci hanno provato, ma hanno trovato solo un mucchio di dune sabbiose. Non mi interessa cos'è. Non mi impedirà di andare a cercare mia sorella. Hai litigato con Boom Boom? Per cosa? Beh, a scatenare tutto è stata la solita miccia corta. L'ho sorpresa a modificare un mio prototipo. Cercava di aggiungere esplosivi, come al solito. Allora io le ho detto: ti ricordi che l'ultima volta ci hai quasi fatto saltare in aria tutti? Lei mi ha guardato e ha alzato le spalle. Così si è riaperta tutta la discussione su perché abbiamo lasciato a Sprakatena, perché siamo qui e del perché lei, per la forgia, si è fissata con le esplosioni. Cosa ha risposto Boom Boom? È questo il punto. Non ha risposto niente. È stata seduta lì, ignorandomi. Quando sono andata a letto, neanche una parola. Poi, quando mi sono svegliata, lei non c'era più. Non era mai successo prima. Conoscendola, si caccerà di sicuro in qualche guaio. Capisci perché devo trovarla? Viaggio a Ovest. Perché siete venute a Ovest? Ah, certo. C'è stato un incidente ad Asprakatena. Un incidente esplosivo? Beh, sai com'è fatta Boom Boom. Abbiamo preso le nostre cose e via. Avevo sentito parlare di una carovana diretta a Ovest dopo la riapertura di un passaggio. Perciò ci siamo unite. Ma perché proprio qui? Perché non altrove? Non potevamo tornare alla conquista. E gli altri posti sono un po' troppo affollati. Almeno qui c'è un rischio minore di danni collaterali. Inoltre, questo posto ha grandi prospettive, giusto? Papà diceva di giocare d'anticipo. Se pensi di corrompermi, sappi che voglio subito i frammenti, niente credito. Forse abbiamo anticipato troppo. E quello è fissato proprio coi frammenti. Se Boom Boom si è persa nel deserto, potrei cercarla. Vengo anch'io. È comunque tutta colpa mia. Ma morirà... L'ultima volta dov'era? Beh, se andrai con lei, la probabilità di sopravvivere aumenta. Mi pare di averla vista andare a est, verso gli archi di metallo. Non potevi andarci tu anche? No. Ci vediamo agli archi, dai. Inizieremo da lì. Ci vediamo agli archi. Bene, raggiungimi là appena puoi. Sì, perché prima facciamo... O la valvola scoppia, sì. Ah, c'è un'altra missione qua in alto. Sblocchiamo tutto. E lui vende... Ah, no, lui l'avevamo già visto. Nonostante vende... tutto, ti auguro di trovare Boom Boom. Sì, avevamo visto quello che vendeva. Sì, ok. Incamminati, okay. Allora. Non morire là fuori. Ok. Benvenuta, straniera. Qua c'è quello delle pozioni. Lascia che ti fornisca un po' di... Operaio Osram. Aspetta, sto guardando la bussola. Dare su. Vuoi giocare a batosta meccanica, straniera? Ora più su.
E si è popolata sta zona. Era colmo di gioia al pensiero. Stemmur, hai un problema? Una nuova avventura si aprì di fronte all'audace trio, che tornò nuovamente negli abissi della città riemersa, dove le fortune fluivano da ogni muro in rovina, come birra che zampilla da barili stracolmi. In sostanza, abbiamo esplorato altre rovine qui sotto, e in una il paroliere notò un mirabile aggeggio, una gemma in mezzo a un mare di gemme, aggeggio purtroppo lontano dalla sua portata. C'è un aggeggio che non sei riuscito a prendere. Una porta blocca la strada, chiusa in un modo a me sconosciuto. Morlund ha proposto di farla saltare, ma per Abaddon il rischio di danneggiare l'aggeggio era troppo elevato. Per una volta ho dovuto accodarmi al nostro contaframmenti. Il vecchio paroliere era affranto, finché non assistette al ritorno da oltre le sabbie di un'amica che tutto rendeva possibile. Potrei convincerti ad avventurarti di nuovo sotto il deserto. Vedrò cosa fare. Dov'è quel posto? Giunta là sotto, svolta a destra alla statua dell'uomo gigante. Le rovine sono presso una torre di metallo. E così l'eroina si incamminò. Le speranze del paroliere la guidarono. Bastava dirlo con poche parole. Ok. Cos'è Scop? Aspetta, dice. Scopri l'origine degli ornamenti, completa luci nella notte. Quindi la missione corsa che abbiamo. Questa, ok. È la commissione che abbiamo appena sbloccato. È legata all'altra, va bene. Anche se qua. Aspetta. Qui è segnato Heidi. Aloy, sei arrivata al momento giusto, da questa parte. Sì, cosa ha bisogno? Aloy, oh, questa è una gran giornata. La bellezza è qui nell'aria. Oh, ci sarà presto. Bellezza, eh? Ammira, questo è il grande globo ascensionale di Morlund, ispirato dalle sfere fluttuanti utilizzate dai Banuk nelle loro gare. Appena in volo, questo meraviglioso velivolo sarà uno spettacolo mai ammirato prima d'ora dagli occhi di un essere vivente. Incurante della gravità, sarà come un faro volante che attirerà gente da tutto il mondo verso questa meravigliosa, dilettevole destinazione. Solo che... ci manca solo una parte chiave. Un bruciatore meccanico, piccolo. Design magnifico, direi l'apice del genio del mondo antico. L'abbiamo trovato mentre esploravamo le rovine sotterranee, in un'area piena di statue di bizzarri serpenti alati. E il bruciatore era nella bocca di una di esse. Oh, era sicuramente parte di un antico spettacolo incendiario. Oh, Aloy, è perfetto per il globo. Ma un nugolo di foraterra ci ha attaccati prima che lo prendessi. Puoi... ecco, andarci tu? Va bene, Morlund, ho capito. Mi interessa. Ci penso io. Sapevo di poter contare su di te! Ok, ok. Torna dove abbiamo affrontato lo spaccaonde dopo aver drenato l'acqua. Arrivata lì, vai verso destra e cerca una stanza laterale. La statua che cerchi si staglia in alto, minacciosa come un incubo. Oh, e se vuoi stare comoda mentre scendi sottoterra, usa l'ascensore. Basta tornare nell'edificio e salire le scale. Bene, farò il possibile. Stupendo, ti ringrazio. Ora aspetto il tuo ritorno. Quindi forse abbiamo due missioni nello stesso luogo adesso, vediamo. Dobbiamo raggiungere le rovine nuovamente. Le nostre porte sono sempre aperte per te, Rosso. L'ascensore era qua. Ma è giù però l'ascensore. Vabbè che possiamo scendere anche così. Ecco. Almeno adesso non devo scendere a nuoto. Ok. Ai!
Infatti un pelo male, ma vediamo. Ah, qua possiamo calarci. No, quella non è la statua che cerco. Bene. Ecco la statua gigante di cui parlava Stemur. Le rovine non sono lontane. Sconosciuto. Statua del... Ah, la statua del drago è di là. Sì, sì, andiamo prima di qua. C'è un punto di domanda. No? Rovine accanto a una torre di metallo. L'aggeggio di Stemur deve essere lì. Torre panoramica. Una bella planata. Che non ho attivato, però vabbè. No. Un muso lungo. Ma questo era debole, ghiaccio, molto debole. Come si danneggia? Strano che... Cioè, non è scritto. Oh. Attenzione. Non l'hanno scritto. Ehi. Ma è due? Stiamo calmi. Ma poi voi come siete entrate? Scusate. No, mi sono bloccato. Pure fuori a terra. Posto. C'è un altro muso lungo. Oh. Un po' numerose. Hop. Questo è. Niente, lo congeliamo. No, è andato sotto. Sono sparite. Aspetta. Ecco. È qui dentro. Sono nel posto giusto. Dove sarà quell'aggeggio? Porta sarà questa. Deve essere l'aggeggio. Serve un codice per aprire questa porta. Controllerò meglio tra le rovine. Potrei trovare qualcosa di utile. Andiamo qui. C'è qualcosa, non si può andare. Ma lì c'è... Ah, aspetta, questo va... Aspetta, tirato giù così. Ecco. Perfetto. Un codice, sarà un documento?
Ah, poi un ornamento, ok, che abbiamo già visto da altre parti. Ah, sei tornato. Sei tornato. Aspetta. Perfetto. Senza munizioni. E sta per scoppiare. Qui non ci sono altri modi per accedere a Meridione. Forse mi è sfuggito qualcosa all'interno. Aspetta. Alza il mento. Alza il mento. Bravo. No! 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 Aia. Aia. Esaurito. No, aspetta. Facciamo così. Dai. Ok, dai, abbiamo inflitto un bel colpo critico qua negli occhi. Non ci riesco mai, ma... Bersaglio piccolo. Ok. Era un po' incastrato, eh. Ok. Ma il codice penso dai che sia qua dentro, da qualche parte, no? Non penso, però... Vedere. Lassù ci sono altre rovine. Ah, vedi. Potrei arrivarci usando il rampino. Sì, però. Ok. Cosa c'è? Cassa. Ecco, sarà questo il documento. Oh. Allora il nostro aggeggio sarebbe un ornamento. In altre rovine ne ho trovato uno uguale. Mi chiedo quanti ce ne siano in giro. E sembra che ci sia la parte di un codice. Sarà per la porta. Vediamo. Shane, ricordi quando è venuto quel tizio dicendo che era un socio di Kyle e che era qui per recuperare gli ornamenti per lo spettacolo? Bene, stando al Pigback, quegli affari sono totalmente sparsi per tutto il sud-ovest. Kyle pensa sia un guasto per ora. Più lo spettacolo si avvicina, più se la farà sotto, vedrai. Acqua in bocca, mi raccomando. Comunque sì, ho cambiato il codice d'accesso del suo ufficio, quindi ci sarà da aggiornare i bot pulitori prima che si ammucchino sulla porta cercando di entrare. Il nuovo codice è 135. Esatto, lo stesso codice ha 6 cifre. Ah, 6 cifre, quindi ne mancano 3. Ha 6 cifre degli inviti che ha mandato. Che ti devo dire, non è un tipo creativo. Gli inviti che ha mandato. Mel. Continuerò a cercare. Forse troverò anche tutto il resto. Sì? Un portello. Forse per un'altra zona delle rovine. Ma come ci arrivo? Qui si può andare, sì. Ok. Oh. C'è un varco in cima alla recinzione. Potrei entrare da lì, ma devo capire come arrivarci. Qui in alto, no? Guarda, guarda, ma... No. cadono cose strane, aspetta. Con quelle casse potrei raggiungere il varco in cima alla recinzione. Ah, queste, aspetta, non l'avevo viste. Niente da fare. Ah, sono... La cassa in cima è bloccata. Aspetta, non si può sbloccare, si fa sbloccare. Se tiro, se tirassi. Come potrei togliere la cassa in cima? No, neanche tirando forte. Da qui. Forse. No. Aspetta. Hai di qua. Un attimo. Sì.
Separando le casse, potrai togliere quell'impianto. Ecco fatto. Ah, si è sganciata. Ok, e... oh, dove devo portare? Aspetta. Penso qui forse, ma non ci arriviamo, vediamo. Infatti. Non è abbastanza alta per raggiungere il varco. Ci vuole questa, aspetta. Ah, però così ne ho due. Funzionerebbe se fossi più lontana. No, prendi cassa. Così ne ho due, ma devo rimetterle come prima, guarda, così. Mi sono incastrato da solo. Mi sono incastrato da solo, aspetta. Ecco. No. Ok. E niente, viene da prendere con cerchio, porca. Su. Così, aspetta, e mi sposto. Bene, così posso raggiungere il varco. Ci sono. Ok. Dov'è? Qua è il varco. Ma... che caldo. Sto sudando. Scusa, c'è un buco che non vedo. Ah no, qui. Ok. Qua c'è una cassa. Non si muove da questo lato. Aspetta. Aspetta. C'è un buco. Non mi sembra. C'è una cassa davanti, ma sì. Qui non ci passo decisamente. Non si muove da questo lato. Si sposta. Aspetta, no. In avanti e indietro. Pochissimo. Non si muove da questo lato. Ho capito. Sto facendo delle prove. Aspetta, ma da fuori, va. Ah, guarda qua, ok, ok. Ok. No. Ma aspetta. Vediamo dove mi porta. Opla. Oggetti di valore. Oh, sono tornata fuori. Cos'altro c'è qui? Lì. Non posso arrivarci da qui. Madonna, aspetta. Ci sono altre rovine. Forse l'altro documento. Pare che gli ornamenti facessero parte di una certa promozione Notti Luminose. Così celebravano le feste nel mondo antico. Cambiando gli ologrammi in superficie. Ma come? Qui c'è anche l'altra parte del codice. Ora dovrei riuscire ad aprire la porta. Andiamo. Stando Olo vi invita cordialmente a godere della promozione Notte delle Luci presso l'esclusiva Lounge VIP.
Assicuratevi un posto in primissima fila e rilassatevi mentre un abbagliante olo spettacolo prende vita nel cielo di Las Vegas. Dotata di una serie di offerte festive disponibili al lancio, la Notte delle Luci comprenderà una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per trasformare ogni schermo in una visione da favola. Prendete parte alla storia di Las Vegas e guardate la città delle luci tendere fede al proprio nome. I nostri agenti saranno a disposizione per rispondere a ogni vostra domanda e accontentare ogni vostra richiesta. La dimostrazione comincerà alle ore 20 e sarà seguita da una cena e intrattenimenti vari. Siete pregati di rispondere a questo invito quando richiesto. Inserite il seguente codice a 6 cifre, 739, ok. Va bene, sblocca la porta, c'è altro qui. La porta era di qua. Cos'è che è 739? Aspetta. E aspetta, perché io non so se lo ritrovo qui, eh. No, questo è punto dato a punti dati audio. Forse conviene fare così, guarda, aspetta. Se non lo trovo. No, era guasto, mi pare. Guasto, ok. 739-135. Ok. Allora, 7, 3, 9, 1, 3, 5. No, sono dentro. Ecco qui. Preso. Ora torniamo da Stemmore. Forse capiremo come farlo funzionare. Questo e tutti gli altri che abbiamo. Consegna l'aggeggio a Stemmore. Però, in teoria, qui sotto. Ah, c'è un punto torre panoramica. Ah, già che sono qua. Faremo un po' di baccano. Aspetta. Madonna. Vediamo se mi lasciano tranquillo o no. Torre panoramica. Aspetta. Qui? No, qui. Ah, sarà su di qua? Ma andiamo. Ah, lì c'è una paccata di soldi. C'era un documento. Tizia bomba, ho sbancato le holo destine. Parlo di una paccata di soldi, gente. Che mi compro? Che mi compro? Che mi compro? Magari un carro armato? No, meglio, una cacchio di astronave. Forse non ho fatto così tanti soldi. No, lo viaggio sul dorso di un elefante in mezzo all'India. Anzi, no, darò un tocco di classe al mio appartamento con un telefono in bachelite. Sì, fico. Animali, comprerò una bella volpe e metterò a seguirla dappertutto. Ora che ci penso, anche mio Luca ha bisogno di un upgrade. Un macchinone veloce tipo drago. Ma prima di tutto devo farmi un altro drink. Vabbè. No, ma il punto panoramico qui non ci si può arrampicare. Lo segna qui. Non è che è lì in alto. Ma come si fa ad arrivarci? Scusa. Cioè. Ah, ecco, c'è un rampino. Per forza. Ma guarda che non vai più su. Non vai più su. C'è l'ologramma. Non si vede poco. No, aspetta. Aspetta, molla un attimo. Ok. Non c'è nulla. Ma scusa, non c'è nulla dove aggrapparsi. E
Aspetta, e no. Non si vedeva. Cioè, questo l'abbiamo preso a distanza praticamente. Qui non c'è nulla, ma. Aspetta. Appiglio. Ok, perché mettere un appiglio lì per il punto dat per questo? Ok, ma l'abbiamo preso a distanza. Io volevo il punto panoramico, però magari lì dentro, non penso, però. Cioè io qua mi lancio, ma no. Lo segna via 29 passi. Magari o è là in alto. Non so se c'è un altro punto. D'altronde con sti tutti sti ologrammi non si capisce niente. Non mi sembra ci sia un altro punto. Magari è. No, qui no. Lo segna di qua. Cos'è? Se io lo se vediamo dove me lo fa vedere. Ah, in basso. Scusa. Più in basso. Pensavo panoramico, pensavo in alto, ma è più in basso. Più giù. Per andare più giù. Non credo che sott'acqua ci sia un passaggio sott'acqua. Penso. No, qui non c'è. Qua c'è una grata, ma no. No, ma no. Penso poi deve essere per forza qui. Pensavo che c'era una caverna qui nascosta, ma no. Oh, magari è un altro punto. Cos'è quello? Segnale sconosciuto. E un segna più in basso. A parte che qua. Ok. Non mi sembra di vedere punti più profondi. Poi non lo so. Cioè qui no, qua mi sto allontanando decisamente. Non credo. Se no, facciamo l'altra. L'ho segnata. Questa. Fammi andare di lì, va. No, cos'è successo? Lì. Poi vedremo il punto panoramico. Adesso scopriamo una via che ci conduce più in basso, boh. Sono nel posto giusto. Niente fuori terra, però. Prendi il bruciatore. E quella deve essere la statua. Devo capire come arrivare lassù. Qua. Un condotto. Condotto in alto, no? Qui è un vicolo cieco. Devo arrivare al livello superiore. Ah, qui c'è qualcosa su cui posso sapere. C'è una cassa, ecco. In quella stanza. Ma come ci arrivo? Siamo già dentro. Dove?
cos'è? Pubblicità. Preparatevi allo stupore, preparatevi alla magia, preparatevi all'inferno psichico. Mia e Rice torna a Las Vegas con lo show più caldo dell'anno, adorato dal pubblico e dalla critica. Abbacinante, friggerà il cervello. Di Como è spagnolo. Aprite la mente a una nuova realtà, la maestra della magia ridurrà in cenere il confine tra il nostro mondo e un nuovo, mistico universo. Le nostre sensazionali cene con mistero non restano disponibili per sempre. Acquistate subito i vostri biglietti e non perdetevi l'esperienza che sta incendiando l'intero mondo della magia. Ballette abbaglianti, diaboliche divinazioni e un drago sputafuoco vi aspettano nell'inferno psichico. Bene, siamo vicini alla cassa. Ok. Per portarla fuori di qui. Qua. Sparisci, splendifiamma. Ok. Dove la devo mettere? Aspetta. Qua c'era. Ok. Quello si può tirare giù. No. Là. Ok, ma forse noi possiamo andare su. Se non è troppo alto. Si sposta. No, lì non c'è un passaggio. Ah, devo lasciare. Ah, devo lasciare qui. Ok. Bene, devo salire più in alto per arrivare alla statua. Lì c'è un. Opla. Posso andare su di qua? No. Sì, sì. Prendere questo. Però poi. Non so quanto posso reggere con questo caldo. Spostiamo in avanti, forse. Sì. Ok, pensavo di non arrivarci. Siamo un po' più davanti. Sì, diciamo che lui non voleva fare tutta sta fatica, Più che problemi di fora terra. Scusa, come ci arriviamo? Da qui forse? Ci possiamo appendere, non penso. No. Ah no, vedi, da lì. Da lì. Ok. Quindi dobbiamo andare più su. Scusa, ma più su. Ma non ci arriviamo. Ah, guarda. Possiamo andare più su. Meno. Non prende. Allora perché questa via? Scusa, la cassa. Per salire qui. Ok. Qui ci sarà qualcosa che non ho visto. C'è qualcosa.
Rapporto manutenzione bruciatore. Bruciatore drago rifornito. Ciclo pulizia completo completato. Controllo di sicurezza eseguito. Ok. Un cliente ha lamentato la scarsa spettacolarità dell'attuale livello di fiamma. Pressione bruciatore principale aumentata. 17 novembre 2055, la maggiore pressione ha comportato spiacevoli ondate di calore sulle prime tre file di tavoli. Clienti ricollocati a coppia al tavolo A5 esercita per le bruciature agli abiti. Pressione ridotta, bruciatore dragon rifornito. Vabbè, parla del bruciatore, ma non vedo passaggi per... Ah, qui, oddio, non l'avevo visto questo. No, no, non là. Ok. Oh, adesso sappiamo. Quello l'ho già letto. Questo. E ora il bruciatore. Là c'è qualcosa, aspetta. Ok, di là. No, di là no. Eccomi. E oh, bene, ho il bruciatore. Lo riporterò a Morlund. Ok. Bene, la lascudo regge. Ora calma. Ui. Gli stessi che hanno attaccato Morlund. Sono arrivati dopo. No, dai, stavo sparando. Via. La terra alfa. A prenderti all'occhio anche lì. Molto bene. Ok. E no, non c'era un terzo, aspetta. No, forse li ho presi vicini, no? No, qui ce n'è uno. Ah, qui, ok, ok. Ok, ricarichiamoci. Ok. Dicevo, però il punto panoramico, non so, segna in basso. E ora il grande globo ascensionale di Morlund. Aspetta. Le posso usare per riempire la sacca? Questo voglio. Torre panoramica, sì, ma io non ho capito perché indica in basso. Molto in basso. Non so se qua... Non penso ci siano altre vie per andare più giù. Qua siamo distanti.
Oh. Vabbè, se no ci torno dai in un secondo momento, se no divento qua matto. Capire dove, come, perché. Magari anche mi metto a guardare con calma prima per i fatti miei, poi. Sì, però mi devo ricordare che è qua dentro, sì. Aspetta. E... ok. Ah, torniamo su, ma ci sarà l'ascensore o... ah, scala. Ah, non c'era la scala. Madonna, mi ha preso, vabbè. Anche così va bene. Questo mi sa... l'avevo già visto? Mi sa di sì. Stand di scena e prospettiva. Sì, 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 l'avevo già... sì, quelli di Stand di scena li avevamo già presi. Qua l'ascensore è su, vero? Sì, sa di sì, vabbè. In ogni caso, dai, prendi. Là. Eh sì, è lì. Perché per scendere non l'abbiamo usato, quindi aia. Oh, brutta caduta. Ma finché mi reggo in piedi. Va tutto bene, va tutto bene. Aspetta. No, perché non mi ha preso? Prendi. Ok. Spinta. E niente, io ci provo. Aspetta. Madonna, ho preso al volo. Aspetta. Forse era quello di prima, vabbè. Così. Su, su. Ecco, quello volevo prendere. Hop. Ecco. Prossima volta scendiamo con l'ascensore, eh? Sì. No, ma no, 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 vai di qua. Ok. Allora, facciamo scorta. Ma prima, come me è uguale. Ma era su, era, sì. Visto che siamo qui. Ah, forse stava caricando. Oh, vabbè. Prossima volta prova. Trova nelle terre dei Nora. Ma che era qua? La nostra esploratrice di abissi. La Nora ritornò, ma portava notizie di trionfi o tragedie. Ho l'aggeggio. E non è l'unico che ho trovato. Ecco. Il vecchio paroliere, lo sguardo grato e il cuore in estasi, soppesò l'aggeggio che fino ad ora gli era sfuggito. Sarebbe un ornamento, in realtà. È una serie. Credo ce ne siano altri tra le rovine, oltre il deserto. Potrei recuperarli tutti. Il mistero degli ornamenti si infittiva. A quale scopo erano stati realizzati? Per una cosa che i predecessori chiamavano promozioni notti luminose. Credo fosse un loro modo di celebrare le vacanze. Delle feste? Più o meno. Le vacanze erano giorni speciali. Come le feste della conquista.
C'è la festa del primo barile, la festa della fermentazione, ogni luppolo. Birra, sempre birra, eh? Non mi stupisce per niente. Comunque, questi ornamenti dovrebbero cambiare le luci in superficie, ma non saprei come. Riconosco questo simbolo. L'ho visto su un altro piccolo dispositivo. Questo. Forse potrebbe accendere le luci. È tempo di scoprirlo. Quale dovrei provare per primo? Scelgo io. A Natale, San Patrizio. Ah, facciamo Natale, vediamo. Vediamo questo. Va bene. A distanza. Questa doveva essere una festa invernale. Sono pronto a scommetterci i miei versi migliori. E quella che bestia sarebbe? È come uno spinocero. Avvisami se trovi altri ornamenti. Quante festività celebravano i predecessori? Vediamo. Rieccola, è tornata. L'eroina da tutti noi adorata. Dimmi, ti va di cambiare le luci? Natale abbiamo messo, continua, Pasqua. Pasqua. Questo mi ispira. Speriamo che Abadund sia pronto. Conigli, uova, conigli, fiori. Ma cosa hanno in comune? Sono segni della primavera. Noi non lo sappiamo. Il cuore del padre. Vabbè, ok. Dimmi, intendi? San Patrizio. Mettiamo questo. Una parola dell'eroina e il cielo si riempiva di luci. Perché mai i predecessori festeggiavano una specie di foglia verde? Foglia verde. Portava fortuna, credo. Fa un po' strano, però. Dimmi. Ok, San Patrizio, Eid al-Fitr. Proviamo questo. Lo faccio subito. Ah, questa era la festa della luna crescente. Non avranno celebrato ogni singola luna, vero? Per la forgia, sono un sacco di feste. Poi? Aspetta. Da viaggio? Beh... Vuoi festeggiare? Ok. E giorno del risveglio. Vediamo questo. E così il paroliere si adoperò per dare nuova luce alle rovine intorno a sé. Sotto una cascata di foglie dorate, il vecchio paroliere volse lo sguardo dentro di sé. La pace nella mente e la calma nello spirito. Sì. Aloy, questo vecchio... Ok. Questo visto, San Patrizio visto, Capodanno cinese. Questo mi ispira. Speriamo che Abadund sia pronto. Scintille e serpenti come se piovesse. Qualunque cosa festeggiassero, doveva essere un grande spettacolo. Non hanno speranze contro di lei, Però lasciamo... A viaggi per... Dimmi. Ok. Lasciamo Natale. Proviamo questo. Lo okay. Faccio... Avvolto dalle luci invernali, il paroliere fu colto dal desiderio di ridere e cantare in un lieto scampanare. Va bene. Andiamo dall'altro. Però di notte appunto si vedono meno. Sei tornata! L'hai trovato? Hai il dispositivo? Dimmi che ce l'hai. Oh, siamo solo a tanto così dalla pura magnificenza. Tieni, Morlund. Sì, sì. Grazie. Spero che non sia stato pericoloso. Oh. Il design è così compatto. Costruttori eccellenti, gli antichi. Si incastrerà alla perfezione. Una regolatina ai tubi della vampa e siamo pronti a partire. Siamo? Fare un volo inaugurale senza la sola persona che l'ha reso possibile? Beh, sarebbe veramente maleducato da parte mia.
È assolutamente giusto che tu abbia l'onore di vedere il mondo come nessuno mai l'ha visto prima. Che ne dici? Come faccio a rifiutare? Cos'è una mongolfiera per caso? Sì. Vabbè. Cos'era? Ah, niente di cui preoccuparsi. Siamo legati a terra da una corda robusta. Puro artigianato Oseram. E ora una bella fiammata. Ah, si sale! Guarda! Il mondo sotto i nostri piedi, il cielo a portata di mano. Il bruciatore riscalda l'aria, che diventa più leggera di quella circostante, sollevandoci. Esatto, un vero pallone gonfiato, proprio come Stemmur. Non dirgli che l'ho detto. La storia ci attende! Il primo volo Oseram coronato dal successo. Perché ci hanno già provato? Oh sì! La storia dei voli Oseram è affascinante e violenta, spesso incendiaria. Credo che avresti dovuto dirmelo prima. Gli altri velivoli hanno fallito perché troppo complessi e pesanti. Non potevano che schiantarsi. Ma questo non può. La postazione del pilota, la vampa, un bruciatore, il globo e un'ancora. Perfetto nella sua semplicità. Meno probabilità che esploda, se non altro. Io inventerei anche il paracadute, se magari. Se Abadundo fosse qui, sarebbe ubriaco fradicio. Soffre di vertigini. Ciò detto, quando beve diventa un poeta. Crea rime evocative su tutti i suoi vari registri. Piccola curiosità. La poesia Oseram nasce dai canti di lavoro nelle forge della conquista. Una piccola turbolenza. Domeremo i cieli selvaggi, vedrai. Non sembra una piccola turbolenza? Per la cronaca, questa parte dell'esperienza di volo non era prevista. Quello cos'era? Sì, abbiamo perso la nostra ancora. Norland! Solo un piccolo intoppo! Niente di cui preoccuparsi! Sistemo tutto! Sistemo tutto! Sistemo! Rondelle spanate! Sto per colpirci! Beh, noi tecnicamente il paracadute ce l'abbiamo, ma l'altro... Indietro! No! Via! Via! Sho! Sho! Morlund è in pericolo. Devo raggiungerlo. No! No! Seguirò la sua voce. Si sente là. Morlund è bloccato dall'altra parte. Devo far fuori le macchine. Ok. Colpiamo da qua, ecco. Un'andata. Vediamo se questa. Ok. Magari. Vabbè, bel botto. Componente distrutta, ancora congelato. Aiuto! Questo è andato e abbiamo uno spazzino. Ok. Data. No. Bene. Okay. Quella era l'ultima. Andiamo da Morlund. Resisti, Morlund! Ti tiro fuori! Aloy! Viti e bulloni, sei viva! Puoi togliermi anche questo peso di dosso? Ok. Siamo saliti anche di La livello. La tua improvvisa e decisa partenza
non rientrava nelle mie previsioni. Ma che mi sono allontanato un attimo. Sì. Aspetta, lascia stare lì un attimo. Ok, pezzo di se verdura. È la tua vendetta per un volo poco soddisfacente, ne prendo atto e me ne scuso. Quando quel turbine ci ha colpiti, si è spaccato tutto. Siamo precipitati. Tu sei caduta fuori. Va tutto bene, siamo vivi. Sai, se ne avrò bisogno lo troverò. Per l'aviazione Oseram siamo dei pionieri. E dicono sia un campo di studi poco fortunato. Ti serve aiuto per tornare al campo? No, non direi. Ma prima devo recuperare il bruciatore. È caduto durante l'attacco. Posso rimpiazzare tutto, eccetto quello. Bene, andiamo. Sai dirmi cosa ci ha colpiti? Io non ho visto praticamente nulla in quel turbine. A giudicare da fulmini e strepiti, è stato un avvistempesta. Macchina orrenda. Almeno è sparita con la tempesta. Oh. Aloy, ti spiace trovare un modo per attraversare? Dobbiamo arrivare dall'altra parte. Non ce l'ho il... Trovo un modo per attraversare l'abisso, ma... C'è un fiore, ma non... Che... Che c'è un'altra via. Aspetta, c'ho pieno. Per ora non posso far niente con questi tracci. Sai, a tronco inclinato. Forse abbiamo un ponte. Ma tu non farei niente, mi raccomando. Efficiente ed efficace. Non sfigureresti come Oseram. Eccolo, il bruciatore. È sotto quell'avistempesta. Devo smetterla di fare previsioni sulla sicurezza. Ma non dimmi che devo abbatterlo. Ma è lì? Ma cassa di scorta. È lo stesso che ci ha fatti precipitare. Lo abbatteremo per prendere il bruciatore. Ecco. Pronto? Più pronto che mai. Ma l'ha visto. No, Morlun. Aspetta. L'ha visto in pesta. Aspetta, lo devo analizzare. Forte, fulmine fuoco. Debole al plasma e all'acido. Faccio scorte, va bene. Adesso vediamo, non penso di riuscire a beccarlo. Aspetta. Se gli faccio saltare in aria quel robo, lui si elettrizza. Ok. Che non viene giù. Vieni giù. Ah, le ho le munizioni a plasma in effetti, Però vediamo, aspetta. Ecco, proprio questo volevo. Allora. Che mo ti congelo se posso. Ok. Qua che è caduto. Quello che cos'è? Ma io lo prendo. Ho fatto tantissimo male. No, maledizione, vabbè.
magari adesso potrei provare con le frecce di precisione al plasma. Vediamo, gli va su bene? Sembra di sì. Ok, aia. Sì, 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 vai, continuiamo. Ok, aspetta che bisogna accumulare un po'. Esatto, un po' di danni. Quindi facciamo altri. Ok, e poi scoppia quando ha finito. Per scoppiare. E ok. Aspetta, io andrei ancora. Non è una brutta strategia, eh. Aia. Aloy, sei ferita? Ancora uno. Ok, e poi come prima. Non sprecarle. Ok. Adesso quando scoppia dovrebbe morire male. O rimanere lì pochissima vita. Ecco, a posto. È morto! Per l'acciaio! Questo mi tornerà molto. Quella... Aloy, vieni qui. Quando hai un momento. Ho preso un bel po' di roba. Per l'acciaio! Oh, quella vistempesta ce l'aveva con me. Oppure gli piaceva il mio globo. Non me l'aspettavo questo risvolto. Qui. Eccolo. Oh, c'è solo una piccola crepa nell'involucro. Beh, una saldatura veloce mette tutto a posto. Se la terra non si apre per inghiottirci, io direi che siamo finalmente al sicuro. Comunque tu... hai rischiato la vita per me e le mie ambizioni. Io vorrei ringraziarti con le parole di Stemmur. In ogni caso, mi hai ispirato per un nuovo globo migliorato, che riesce a unire spettacolarità e sopravvivenza. Ne sono onorata, ma il prossimo volo lo lascerò ad Abaddon de Stemmur. Ci rivediamo al campo. Ora ho molto a cui pensare. Ho tante idee da esplorare. Alla prossima volta... ti auguro attrezzi robusti e un'immaginazione che davvero non abbia limiti. Anche a te. Ok, grandi ambizioni, siamo precipitati. Vabbè. Molto bene, abbiamo generato un bel po' di abilità, adesso andiamo a distribuirle. Assaltatore Osera. Ok, allora, abilità. Qui mancano solo le armi, mi sa. Qui invece ne mancano. Oh. No, qui ho tecnicamente. Ah, mancano i potenziamenti delle singole qui. E qui. Ok. No, le abilità mi sa che le abbiamo prese tutte. Mancano quelle legate alle armi. E il potenziamento delle singole. Allora, aspetta, magari possiamo. Critico migliorato. Non so, eventualmente potenziare. Attacco critico. Appunto. Massacro in mischia. Danni in mischia più 200%. Vabbè, che nelle lotte non si possono usare, credo. Questa abilità, però. Se no. Se no prendo, dai, le sì, le armi. Le potenziamento degli attacchi di certe armi, ecco, tanto. Anche che non uso. Facciamo arco da guerra. Sì, dai, prendiamo questa. E fuoco raffica, boh, ma sì, prendi. Completiamo tutti i rami proprio, dai. Facciamo così. Completiamo, magari potevo partire da questo, in effetti. Prossima volta, dai.
Allora, partiamo da questo, che completiamo al 100%. Va bene. Missioni fatte. Tutto a posto. E niente, vedo cosa... Ah, qua c'è... Ah sì, c'era questa di Dela, poi c'era quest'altra, sì, finiamole. E poi ci sposteremo qui, andando però direi per prima cosa verso i Colli Lunghi, perché se sono disponibili almeno riveliamo la mappa.